Ciao amici di Android Blog, quest'oggi stiamo facendo questo versus tra il Samsung Galaxy Note 3 e l'Acer Liquid S1. La prima differenza direi che c'è a livello di proprio hardware estetico, esterno anche. Guardate quant'è la differenza pur avendo la stessa dimensione del display tra i due dispositivi. Abbiamo una differenza abbastanza quindi importante, abbiamo infatti una differenza sia di peso di circa 30 grammi a favore del Samsung, che risulta essere più leggero, ma anche avete visto di ampiezza quanto sporge di più l'Acer rispetto al Samsung. Infatti, praticamente tutta questa zona la Samsung l'ha praticamente tagliata a metà. Detto questo, direi allora di andare a parlare anche di differenze hardware interne. Quindi abbiamo un quad core molto più performante sul Samsung che lo Snapdragon, che ha anche una frequenza nettamente superiore, 3 GB di RAM contro 1 GB di RAM, 16 GB di scusatemi, 32 GB di memoria ROM espandibile tramite micro SD, soli 8 GB espandibili tramite micro SD. Fotocamera posteriore da ben 13 megapixel con flash LED, solo 8 megapixel, tra virgolette, solo per l'Acer Liquid S1. Bene, detto questo, allora andrei a parlare subito dei dispositivi, tralasciando però l'uso della S Pen. Chi vuole utilizzare la penna e quindi chi è affezionato all'S Pen non potrà vedere questo versus, perché praticamente andrà sempre a scegliere Samsung. In questo caso vogliamo vedere invece la differenza tra un dispositivo che costa la metà del Note e vedere quali sono le differenze principali e se vale la pena spendere i soldi per il Note, oppure magari possiamo risparmiare circa 300-400 euro per l'S1. Bene, allora direi quindi di parlare subito di ricezione. La ricezione è buona su tutti e due i dispositivi. L'unica differenza principale la troviamo sul Wi-Fi: il Samsung prende nettamente meglio, però non è un grandissimo problema. In genere, l'Acer viaggia anche bene, anche se prende poche tacche. Invece, la ricezione cellulare è buona su entrambi i telefoni. L'Acer, però, è dual SIM e il Samsung no. Dalla capsula auricolare sentono bene tutte e due, forse Samsung un pochino più alto il volume. Detto questo, allora andrei a vedere le email che presentano praticamente lo stesso problema, cioè non c'è possibilità di rimpicciolirle troppo. Ora, questa sì, però non è comunque rimpicciolita al massimo, c'è sempre un pezzettino che va di qua. Sicuramente il problema è più grave. Su altre mail il problema sul Samsung ce l'ho di più, su altre meno, invece sull'Acer praticamente ce l'ho sempre. Quindi un pochino meglio le mail per quanto riguarda il Note. Invece le ricezioni di mail, comunque la risposta, eccetera, sono tutte quante. Siamo su ottimi livelli e su entrambi è possibile sincronizzare i nostri account senza problemi. Andando quindi poi a provare invece il GPS, direi allora di andare a prendere status GPS su entrambi. Ecco qua, stato GPS, stato GPS. Li facciamo partire tutti e due, vediamo se è attivo. Sì, è attivo anche di qua. Quindi li andiamo ad aprire. Purtroppo status GPS sul Samsung Galaxy Note ogni tanto crasha, l'ho visto già l'altra volta, non so perché. Però vedete che è partito più tardi il Note, ma già vede 27 satelliti contro gli 0 dell'Acer Liquid S1. Sì, purtroppo in effetti l'Acer non ha questa grandissima, come dire, questa grandissima ricezione del GPS. Mentre stato GPS purtroppo sul Note continua a crashare, ma senza che andiamo avanti, vi dico che il Note va molto meglio nella navigazione offline, anzi praticamente surclassa l'Acer. Invece direi che nella navigazione utilizzando dati internet praticamente siamo sui stessi livelli. Detto questo, andrei allora a parlare di browser internet. Siamo già su The Verge, siamo già su The Verge di qua. Bene, li abbiamo fatti partire quasi insieme. Vediamo un pochino allora i due dispositivi come si comportano con l'uno e l'altro. Direi a questo punto però di andare, nel frattempo, vediamo come vanno e poi volevo mettere l'umidità massima per vedere anche un po' il contrasto tra i due schermi. Beh, direi che la navigazione è ottima su entrambi i dispositivi, ha una buona rapidità, reattività. Vediamo un po' facendo il doppio tap come vanno. Ok, la Samsung finalmente me l'ha preso. Sì, direi che siamo su buoni livelli. Ora volevo mettere, però, vediamo se qui al massimo. Sì, qui al massimo. Volevo mettere l'umidità al massimo anche sul. Ecco qua, anche sul Liquid. Vedete come. Vi avvicino la camera per farvelo vedere al meglio.
volevo andare a mettere ora la stessa cosa che vedo sul dove l'ho preso ora. Vabbè, cerchiamo una cosa che va bene per... Ecco qua. Vediamo se c'è su entrambi. Ok, facciamoli caricare perché forse hanno aggiornato gli articoli. Ora, ok, voi vedete con la camera più vicina, ma non vi preoccupate un attimo, così cerco di mettere sullo stesso piano i due telefoni e vado ad aprire con il doppio tap tutti e due la stessa parte. Direi che il doppio tap sul Note non è molto reattivo, perlomeno mi sembra molto più reattivo sull'Acer Liquid S1. Devo fare più volte il doppio tap per andare ad aprire. Ecco, ora invece mi ha preso subito. Ok, allora, il doppio tap, quindi comunque la reimpressione del testo, direi che è buono su tutti e due. Però, ora, non so se riesco a farvelo vedere tramite la camera. Il bianco e l'ombrosità del Samsung è nettamente superiore rispetto a quello del Liquid. E c'è molto meglio. C'è un contrasto molto superiore tra il bianco e la scritta che c'è sul web, che ci permette anche di leggere meglio rispetto al Liquid S1. E soprattutto, cioè, essendoci una definizione migliore, se io ora vado ad allontanare la camera, guardate come riesco a leggere meglio il Samsung rispetto all'Acer. È proprio questa differenza tra uno schermo che ha maggiori pixel rispetto a uno che non li ha. Bene, quindi visto questa differenza, mentre il browser fa bene tutti e due, direi che la differenza dello schermo è abbastanza importante. Andrei anche a vedere una differenza sulla galleria. Qui andiamo a vedere un po' di foto che ho realizzato. Chiudiamo qui. Chiudiamo di qua, ecco qua, fotocamera. I video vengono visti bene in Full HD tutti e due, senza nessun tipo di problema, quindi non mi dilungherei sulla visione dei video. Andrei invece a parlare un attimino di prima di camera, quindi prendiamone una. Allora, cosa dire della camera del Note? Ha praticamente tutte le funzionalità che sono presenti sull'S4, quindi la possibilità, soprattutto che mi piace tanto, di fare la doppia foto e tutte le varie altre possibilità che garantisce questo tipo di camera. Invece il Liquid ha una fotocamera classica. Quindi andiamo a vedere qualche foto allora e andrei ad aprire queste foto. Ecco qua. Ecco qua. Allora, le foto, prendiamo la stessa macro che ho fatto, ecco qua. Beh, le foto vengono nettamente meglio sul Note, direi che non c'è nulla da dire su questo punto di vista. Le foto vengono viste meglio, quando si vanno a zoomare quelle del Note sono molto molto meno impastate rispetto. Guardate come perde di definizione, spero che riuscirà ad accorgervi dalla camera, guardate come perde di definizione il Liquid, ma guardate invece come invece non perde di definizione, o perlomeno perde meno di definizione il Note. Questa è la differenza principale tra i due telefoni. Per quanto riguarda invece i video, vengono praticamente visti molto molto bene su entrambi i dispositivi. Allargo un pochino la camera. Sì, ci permette anche di scattare foto l'S1 mentre facciamo il video, e devo dire che vengono anche abbastanza bene. Però guardate quanto è migliore questo video realizzato con il Bene Note. ragazzi, questo è A parte che il l'audio è superiore, e poi lo andiamo a vedere l'audio. Galaxy Note 3. Proviamo I anche colori a sono più fare vivi, il video ha il un'altra modulo qualità, insomma, classico. non c'è nulla da dire. La qualità è superiore. Detto questo, andrei a provare anche allora un attimo. Andrei quindi in musica su tutti e due su tutti e due i dispositivi e andrei quindi a provare l'audio. La mia raccolta, ecco qua. Thank you.
L'audio è buono, eh. L'audio comunque è di questo Acer Liquid non è male, mi piace. Però se poi lo confrontiamo a quello invece del Note, purtroppo il livello del Note è superiore. È superiore sia per qualità che per potenza audio. Invece, per quanto riguarda il gioco, ok, un crash in diretta dell'Acer. Andiamo avanti, vediamo un po' se riusciamo a farlo partire ora. Mi sembra di sì, ce l'abbiamo fatta. Direi di abbassare il volume sul Note e di abbassarlo anche sull'Acer. Ok, ho fatto uno screenshot per sbaglio. Andiamo avanti, continua, gara, facciamo partire prima il Note, poi partiamo con... con l'Acer. Eccoci qua. Partiamo con il Note prima. Il Note, beh, lo schermo è fantastico, nessun tipo di problema utilizzare questo telefono. Ci permette quindi di giocare tranquillamente, sto facendo un numero, andando a schiacciare con l'altra mano il blocco, la pausa all'altro telefono, e facciamo giocare. E niente ragazzi, sul Note il gioco va e va benissimo. Sull'Acer va, non va bene sia dal punto di vista dello schermo che dal punto di vista della fluidità, come sul Note. Notiamo dei microscatti a volte, però direi che comunque va, è possibile giocare, non abbiamo sicuramente certo la stessa qualità, ma è possibile giocare. E vi ricordo che ho testato dispositivi dove invece più o meno su questa fascia di prezzo, quindi che non era possibile neanche giocare a Asphalt 7. Quindi cosa dire tra i due dispositivi? Abbiamo visto che praticamente il Note batte quasi su tutti quanti i punti l'Acer Liquid S1, lo batte anche dal punto di vista dell'autonomia, visto che il Note ha un'autonomia nettamente superiore rispetto all'Acer Liquid S1. Il Note spesso ci porta anche due giorni di fila, quasi due giorni di fila, se non lo usiamo al 100%. Quindi direi allora che se vogliamo risparmiare, sicuramente l'Acer Liquid è un'ottima alternativa, ma solo se vogliamo risparmiare, perché il Note ha una qualità nettamente superiore. Per androidblog.it, Mauro degli Innocenti, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!